Oggi iniziamo la Hardcraft, che è una modalità dove voi mi scriverete le challenge nei commenti e io le dovrò fare. Quest'oggi andremo a vivere senza l'armatura dentro la notte, Vivremo senza l'armatura dentro la notte, quindi prepariamoci per la notte. Dobbiamo avere almeno una spada, mi raccomando. In hardcore, cioè, guardate che siamo in hardcore, non per dire. Guardate che sarà davvero difficile senza l'armatura. Adesso andiamo a prendere qualcosa in miniera, perché dobbiamo appunto farci una spada, del ferro, qualcosa, comunque anche un piccone magari che ci serve. E allora dobbiamo sfruttare tutto quello che abbiamo intorno, anche le case dei villaggi per esempio, per sopravvivere alla notte, indipendentemente da quello che succeda. Però non dobbiamo tipo entrare per troppo tempo dentro una casa o dentro una caverna. Possiamo entrare se siamo in pericolo o in difficoltà, ma non possiamo restare là per tutta la notte. E dobbiamo prima di tutto cercare una caverna, perché così facendo troveremo del ferro, si spera, e poi dopo vivremo. Sì, però se le caverne non ci sono in sto cavolo di mondo, io come caspita faccio a trovarle, Dunisiani? No, perché sinceramente io adesso me la prendo con Minecraft, porca miseria. Perché veramente, cioè, non è possibile Minecraft, davvero. Io devo avere una caverna immediatamente, se no ti sculaccio, Santa Maria Teresa di Calcutta. Prima di tutto facciamoci una spada, perché ovviamente abbiamo bisogno di andare ad uccidere, diciamo, degli animali. Perché io, vedete, ho già fame, ecco, anche questo è un problema, la fame. Non dobbiamo permetterci di morire di fame, perché se moriamo di fame, almeno se io muoio di fame sono un deficiente. Comunque, molti di voi mi hanno detto che appunto volevano vedere un qualcosa, no, di più, anche con le serie SCP. Però adesso vediamo, non lo so, vedremo cosa possiamo fare. Comunque, questa è sicuramente una modalità molto bella che coinvolge voi e che appunto mi scriverete nei commenti cosa devo fare secondo voi. E io darò a tutti i cuoricini, però a quello che scriverà, diciamo, la challenge più bella e che farò anche nel prossimo episodio. E attenzione, lo metterò, cioè diciamo nel prossimo episodio metterò il commento, quello che ho scelto, diciamo. E quindi quella persona là sarà appunto la vincitrice di quell'episodio. E quindi forza, sbizzarritevi a scrivere nei commenti un sacco di belle idee. Sei mucchina muccona. Sei una mucchina muccona grossa. Proprio una di quelle grosse. Vieni qua. Non osare a scappare, mannaggia Gian Giuberto. Gian Giuberto è maligno a volte. Pure tu, pecora. Fra l'altro, però non possiamo dormire. Per stavolta non possiamo dormire, anche se ci sono le pecore. Non possiamo. Affatto no, cioè possiamo avere il letto, ma non possiamo dormire. Pensate un po' che tragedia. Sì, però qua, allora, il sole è letteralmente a mezzogiorno. Cioè io mi sto abbastanza preoccupando. Forse anche un pochino di più di mezzogiorno. Questo vuol dire che fra poco la notte arriverà. E la notte ci farà fuori se non siamo pronti a sopravvivere. Quindi prima di tutto dobbiamo avere un sacco di cibo, e non possiamo indossare un'armatura. Cioè, vi rendete conto di quello che vuol dire non poter indossare un'armatura? Vuol dire praticamente suicidarsi. E se moriamo dobbiamo rifare un altro mondo per il prossimo episodio. Quindi cerchiamo di non morire, anche perché poi questo mondo mi piace molto. Cioè io sono letteralmente un bradipo, scusate, io non ho il senso dell'orientamento. Dove caspita è finita quella cavolo di caverna? Forse è qua? Non è qua, forse ne ho trovato un'altra, mi sa di sì. Vabbè, comunque, andiamoci in quella caverna, no? Beh, allora, sono un bradipo, una puzzola e anche una balena grassa, a quanto pare. Tutto quanto insieme. Sì, però se non trovo del carbone, non c'è la pietra, la cosa, là, delle torce. Io come faccio a farvi vedere qualcosa? Mannaggia, sungiastuccia. Ho trovato del ferro in questa caverna, però se non ci vedo in niente... No, c'è uno scheletro. C'è uno scheletro! State scherzando, vero? No, è impossibile. Io ve l'ho detto, raga. Non so come faremo a sopravvivere a questa notte. Anche perché poi io qua non trovo il carbone, non riesco ad andare a prendere. Allora, dobbiamo organizzarci meglio, perché qua se non trovo il carbone voi non vedete un cavolo. Veramente, no? Non posso fare senza carbone altrimenti. Quindi devo organizzarmi un attimo meglio. Allora, forse là ho trovato una caverna, forse là ci sarà qualcosa, andiamo. Non perdiamo tempo a stare vicino alla fornace, anche perché la notte dovrebbe essere praticamente qua. Cioè, nel senso, veramente dovrebbe mancare molto poco, davvero poco. E questa cosa mi sta preoccupando, perché se arriva la notte e noi non siamo pronti, io veramente, cioè qua ci schiatto, ve lo dico. Io non voglio schiattarci al primo episodio. E sicuramente non voglio perdere questo mondo.
E io ve lo dico, finisce il video se schiatto, perché che cosa vi faccio vedere se schiatto? Niente, cioè se muoio. Devo trovare del carbone, devo trovare qualcosa, mannaggia Gian Giuberto, questo Gian Giuberto, quanto lo detesto a volte. Eccolo, ecco il sole, guardate, guardate. Siamo finiti. Siamo nella cacchina, raga. Nella cacchina. Ah, aiuto. Mannaggia, allora, stiamo pronti. Allora, state attenti, perché qua ci possono essere le peggiori cose esistenti su questa faccia. No, fate. Due scheletri! No, impossibile. L'hardcore è letteralmente. No, cioè io. Cioè, scusate. No, scusa, non so se ci rendiamo conto. No, io sto morendo. No, io un'altra freccia e muoio. Un'altra freccia e muoio. Non è possibile. Cioè, manco è arrivata la notte e io sto per morire. Non è nemmeno arrivata la notte e io sto per morire. Allora, il cibo non c'è. Allora, posso farmi qualcosa prima di tutto. Ho lasciato là tutto il ferro. Tutto quanto, ho lasciato là. Sto per morire, ricordiamoci le coordinate. Allora, me le salvo, va. Circa in questa posizione, ok. Ci dovrebbe essere tutto quanto, tutte le cose. Guardate, là c'è uno scheletro al posto del ragno, molto bene. Allora, qua ci dovrebbe essere, se la smetto di balbettare, mannaggia a me. Ci dovrebbe essere un villaggio, ok. Non so esattamente dove, cos'è stato. Allora? No, è impossibile, cioè ti fanno un danno veramente incredibile, cioè ti togli un sacco, ti togli davvero un sacco, troppo, è difficilissimo. Ok, abbiate pazienza, ma mi sono dato l'effetto di night vision, perché sennò voi non vedete un cavolo senza questo. Quindi, va bene, ovviamente non uso trucchi, non uso niente, solo questo effetto per voi, perché così vedete sicuramente molto di più di quanto potevate vedere prima. Quindi adesso è molto meglio anche per voi, soprattutto, perché se dovessi farla io da solo questa cosa non l'avrei fatta, perché tanto non ne ho bisogno. Però, ovviamente, se devo fare un video su YouTube si deve vedere, no? Quindi devo attivare l'effetto di night vision. Però tranquilli che comunque notte, sì. Dunque... Qua per ora non ci sono scheletri, quindi sta andando bene la situazione. Abbiamo ripreso le nostre cose, per fortuna, grazie al cielo. E adesso, vabbè, è pieno di signori che vogliono uccidermi. Allora, cerchiamo di non morire, eh. Cerchiamo di non morire, cerchiamo di andare avanti. Soprattutto cerchiamo di sopravvivere a questi scheletri. No, vabbè, è pieno. E io devo cercare il villaggio di prima, perché lì ci possiamo almeno un po' proteggere, capite? Scusa. No, non va bene. No, affatto. Signor zombie, vada via anche lei. Vabbè, gli zombie sono molto semplici. Come non detto. Gli zombie, dicevo, dovrebbero essere più semplici, almeno. Io l'ho detto e l'ho fatto. Nel prossimo episodio della Hardcraft... Scrivetemi qua nei commenti le cose che devo fare, le sfide che devo fare in hardcore. E vediamo se riusciamo a sopravvivere più di un episodio. Ma devono essere sfide difficili, ok? Difficili. E se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete anche nei commenti, nel caso volete, colla. Così vi do anche il cuoricino. Quindi ci vediamo al prossimo video, Dunisiani.